Buongiorno amici di Fiera Cavalli, oggi siamo in collegamento da Fregene, dal Branco, con Umberto Scotti, proprietario del centro Il Branco, nonché ideatore con Fiera Cavalli di Horse Friendly Arena. Ciao Umberto! Ciao Maria, come stai? Io molto bene, tu? Benissimo, benissimo. Bene, sei in buona compagnia. Grazie a Dio. Sono in compagnia di Calesero, che è un cavallo, un Prière, è un cavallo che ha avuto un po' di problemi, ma come vedi adesso è tranquillo, sereno e contento di stare con noi. Che meraviglia! È una bellissima giornata oggi a Fregene, vedo. Sì, è bello, c'è un po' di vento, però è bello. Bene. Come sta andando questo periodo Covid così difficile per tutti noi gente di cavalli? Cosa stai facendo? Ma che bello il naso! Sto facendo più che altro, Maria, sto meditando. Sto meditando perché, come penso tutti, il tempo ce ne abbiamo un pochino di più, soprattutto è meno frenetico, e quindi sto facendo delle meditazioni. Adesso non vorrei essere un po' troppo pesante, ma insomma credo che noi dovremmo cambiare molto le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, se non altro per rispetto a tutte quelle persone che ci hanno lasciato in questo periodo, no? Che se no sarebbero veramente morte in vano se noi continuassimo a essere quello che siamo stati fino adesso. Quindi cerco di pensare a queste cose qui, a quello che devo cambiare io nella mia vita personale, ma anche professionale. Certo, credo che questa cosa ce la stiamo chiedendo un po' tutti. I tuoi cavalli stanno lavorando nel frattempo, come ti prendi cura di loro in questo periodo in cui il branco è meno frequentato? Allora, praticamente io ho la fortuna di avere dei cavalli in addestramento, due puledri più un altro cavallo eccetera, e poi c'ho tutti i cavalli dei proprietari che, come tu sai, non vengono, e ho i cavalli della scuola, quindi questo maggior tempo che io ho lo dedico nel riaddestramento, nell'addestramento dei puledri, ma anche prendendomi cura di quei cavalli che di solito non curo mai. Per esempio, sono tutti i cavalli della scuola che io lascio un po' in mano alla mia istruttrice. Ma in questo modo sono un po' degli estranei per me. Invece sto recuperando un buon rapporto anche con gli ultimi della categoria, che sono i poveri cavalli della scuola, che poi sono quelli che ci aiutano anche a sopravvivere. Certo, beh, allora sei in buona compagnia, dai, non ti puoi lamentare. Sono no, assolutamente. Figli. Assolutamente non mi posso lamentare. Bene, senti, noi come tu sai ci siamo sentiti tante volte in questo periodo, stiamo già lavorando a Fiera Cavalli 2020 e stiamo pensando di poterla fare, di poterci ritrovare tutti quanti. Sai benissimo che Horse Friendly Arena, che tu hai ideato insieme a noi, ha avuto un grande successo. Pensi che Horse Friendly Arena possa essere ripetuta? Che programmi hai? Che novità vorresti portare, se ce ne sono? Dunque, io naturalmente, sai, ne abbiamo parlato tante volte, questa idea di Horse Friendly Arena è stata una cosa bellissima, una grande esperienza di pubblico ma anche professionale, perché abbiamo finalmente rotto quel sistema per cui ognuno pensava di essere il più bravo di qualcun altro, no? Quindi ho scoperto questa interazione piacevolissima con dei professionisti. Che cosa vogliamo fare? Vorremmo naturalmente continuare, ma portando delle novità. L'altro anno è stato a Verona, è stato veramente eccezionale l'apporto di Philip Carl, l'apporto di Luca Moneta. Quindi vorremmo cercare di coinvolgere quante più persone possibili che siano naturalmente in linea con quello che è il messaggio di Horse Friendly Arena, cioè la cura e l'attenzione nei confronti dei cavalli. Certo, quest'anno a maggior ragione, dopo un periodo di isolamento, credo che la connessione tra i vari istruttori, tra i vari metodi di addestramento, i cavalli e il pubblico sarà ancora maggiore.
Certo. Infatti ci sentiamo quasi continuativamente, quasi tutti i giorni. Benissimo. Senti Umberto, tu intanto continua a pensare anche per noi e a lavorare anche per noi in quel posto bellissimo in cui ti stiamo vedendo adesso. E diamo appuntamento ai nostri amici, alla gente di Cavalli, quella vera che ci segue a Fiera Cavalli, e ci risentiremo presto per le novità che verranno fuori in questi giorni, perché credo che da oggi in poi potremo cominciare a parlare di rinascita un po' per tutti. Sei d'accordo? Bene, 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 sono molto contento. Ecco, la parola giusta è rinascita, nel senso di nascere nuovi, cioè Nascita. cercando di, ecco, cercando di portare quelle che sono state poi le nostre meditazioni, le nostre riflessioni, perché deve essere una nuova vita, veramente. Sono d'accordo. Allora, a presto. Dai un bacio a Calessero per me, sai che a me piace tantissimo baciare i cavalli sul naso. Eccolo. Grazie. Grazie mille. A presto, Ciao amico. Maria, Ciao, a presto. ciao, ciao, Grazie. ciao. Ciao.